Il modo migliore per appassionare i giovani alla storia è fargliela vivere da protagonisti, diventando così i testimoni di accadimenti, atmosfere e vita vissuta del passato e riportati negli annali della storia. Se poi a questa rappresentazione partecipano anche docenti e storici, depositari della materia, tutto diventa travolgente ed entusiasmante. A questo uniteci poi la solidarietà e così il mix è vincente. Per questo torna sabato 14 aprile a partire dalle 16.30 presso Palazzo Petrucci in via Nolfi 37, sede dell'Istituto Scolastico Olivetti, la quarta edizione della rievocazione evento Una Serata con i Nobili Petrucci. Ma i protagonisti rimangono sempre i ragazzi, sapientemente non guidati, ma in questo caso assieme, perché ragazzi e docenti assieme hanno messo su quest'opera teatrale, recitano assieme e quindi questo riduce ulteriormente le distanze tra la figura del docente e la figura del ragazzo. Questa è una cosa molto importante nell'insegnamento, perché quanto più si riduce questa distanza, tanto più efficace è l'azione educativa. La rievocazione evento, interamente ideata, allestita ed interpretata dagli studenti e docenti dell'istituto, si avvale della collaborazione di alcune associazioni culturali del territorio, la Pandolfaccia, l'orchestra da camera Contrarco, il coro giovanile Malatestiano e l'associazione italiana Sclerosi Multipla. Il brano teatrale parlerà appunto dei nobili, affrontando un argomento molto importante, ovvero il loro desiderio di aprirsi al mondo e conoscerne i nuovi usi e costumi. Un altro particolare di cui vorrei parlare è l'ospite che abbiamo invitato alla serata del 14 aprile, che sarà Papa Francesco. Gli abbiamo scritto infatti una lettera veramente speciale contenente la firma di decine e decine di studenti dell'Olivetti. Il motivo per cui l'abbiamo invitato è perché diciamo che questo istituto è stato donato, appunto, come ha detto il professore, all'Ordine dei Gesuiti. Ordine a cui appunto appartiene il Papa. E un altro motivo importante è perché molti studenti ci tengono davvero a conoscere il Papa, essendo che il Papa è nei nostri cuori e noi siamo nel cuore del Santo Padre. Appuntamento quindi per tutti alle 16.30 nella palestra dell'istituto per il benvenuto, poi a seguire alle 17.30 lo spettacolo teatrale con l'intervento di Ivan Cottini e concluderà la serata l'affascinante spettacolo della Pandolfaccia.